Sì, e oggi noi abbiamo bisogno di rafforzare il ruolo dell'Europa, più Europa. E ho parlato oggi di più Europa, quindi una solidarietà fra i diversi stati membri per poter affrontare quelle che le diverse crisi che stanno attraversando appunto il nostro territorio. E questo, tra tutte queste crisi, c'è anche la crisi cosiddetta dei rifugiati. Noi abbiamo bisogno di una politica unica dell'Unione Europea per arrivare a gestire immigrazione e asilo. Abbiamo la percezione, ma è volutamente da parte di alcune forze politiche che vogliono far pensare che ci sia un'invasione, ma le statistiche ci dicono tutt'altro che un'invasione. Più del 84% dei profughi si trova nei paesi meno industrializzati, cioè fuori dalle nostre frontiere. Dall'altra parte ci sono alcune crisi che meritano una risposta, la crisi economica, la crisi di sicurezza con i diversi attentati sul territorio europeo, ma abbiamo anche un altro punto molto importante che ci aiuterà proprio a vedere quel futuro che si trova nel titolo di questo convegno, Europa e futuro. Si trova proprio nella crisi demografica, una crisi demografica che dovrà far capire che da qui a qualche anno, se noi non riusciamo ad avere una lungimiranza anche nell'elaborazione delle politiche, nella gestione del fenomeno migratorio, ci troveremo di fatto con una popolazione che va sempre più invecchiando. Ma oggi noi abbiamo bisogno di gestire il tutto facendo anche presente leva anche su quelle che sono le persone già sul territorio, come anche quella di poter riconoscere le persone che sono nate o cresciute sul territorio, dove l'Italia sta investendo, dove l'Italia ha investito per far crescere delle persone e non può non riconoscerle verso quando diventano soggetti che possono contribuire economicamente, persone che devono amare la loro patria, altrimenti si trovano in un limbo e abbiamo il dovere oggi di restituire a quelle persone la dignità di vivere.